Buonasera, sono Giorgio Molinari, l'amministratore di Molpas. Anche quest'anno siamo qui al Live 2015 in Ravenna. Siamo qui presenti con una serie di novità che possono raggruppare quello che è la tematica sostanziale dell'azienda, cioè della vocazione distributiva, quella che riguarda un po' di materiale sulle luci, un po' di materiale sull'audio, un po' di robe sulla questione delle strutture e un po' di cose sul video. E da quest'anno noi siamo Platinum Dealer della NEC per quanto riguarda la parte video e per quanto riguarda la parte di video wall. Presentiamo quest'anno una nuova linea di console dell'Emma Lighting, per precisione la linea DOT 2, che è una macchina che si inserisce diciamo così, per un pubblico leggermente diverso dal pubblico che era abituato a utilizzare le Granma, fermo restando una qualità più o meno simile per chi ovviamente viene ad affacciarsi verso questo mondo. Passando invece per quanto riguarda la parte Coolux, presentiamo una nuova linea di compact player che, a differenza del precedente, si distingue per avere internamente una timeline disponibile e quindi per tutte le applicazioni che vedono il prodotto sulla sezione video. Per quanto riguarda ETC, presentiamo una nuova linea di Source 4 LED e di Mini Source 4, che sono un po' l'innovazione portata nel mercato dall'azienda americana e che ovviamente ci porta a frequentare un mercato un po' architetturale che si distingue rispetto a quello del mercato un po' in crisi del mondo del teatro della produzione. Per quanto riguarda MDG, presentiamo un classico che è il modello della macchina del fumo Atmosphere, la macchina del fumo che, come sapete, ha la qualità di generare un fumo senza bollire un olio, quindi senza generare un cambio, diciamo così, chimico del prodotto che viene emanato nell'aria. E ovviamente un prodotto che ha una certificazione di atossicità completa. Per quanto riguarda Robert Juliard, siamo presenti con una coppia di 6 persone, ovviamente per delle medie distanze, visto che questo luogo ci ricorda di avere un'entità massima di 50 metri. Per quanto riguarda la DAB Audio Technic, presentiamo, va in scena quest'anno la nuova serie Y, che è presente nel palco piccolo e che ovviamente attraverso l'ascolto di 2 point source, ok? Mentre sul palco principale invece abbiamo portato il classico sistema Q, che da 15 anni fa il suo mestiere e che in qualche modo può essere un termine di paragone anche per i prodotti che sono innovativi rispetto a quello che il mercato offre adesso. E presentiamo ancora una novità per quanto riguarda la linea dei cavi della Cordial, che è un'azienda tedesca molto qualificata per quanto riguarda la qualità continua e ripetitiva nell'arco del tempo dei cavi prodotti, ovviamente sulla linea DMX, cavi di segnale e cavi di gestione del video. Poi presentiamo una nuova linea di celle di carico via radio che hanno una durata di 5.000 ore in trasmissione senza andare mai in sleep, con portate le più importanti possibili, dalla tonnellata andando verso entità anche di 10-15 tonnellate, sempre con dimensioni molto compatte, visto che l'azienda israeliana le produce utilizzando un acciaio di tipo aeronautico, che sono sistemi di pesatura dei carichi. Ovviamente stiamo facendo un grandissimo sforzo anche di formazione verso il pubblico, verso gli operatori, verso i rigger, soprattutto improntato su quello che è la concezione del comprendere l'importanza di pesare quelli che sono i carichi sospesi in quota. Provo di dirlo in una forma abbastanza comprensibile: l'idea è quella di cercare di ottenere prima, durante e dopo l'esecuzione di un montaggio e durante l'esecuzione di un allestimento, di avere comunque una fotografia che non è un'immagine di quello che è la realtà, ma che è una fotografia di dove stanno i pesi applicati secondo un progetto di base. Questa cosa è l'unico estremo, l'unico meccanismo con cui nell'eventualità ci possa capitare un incidente, possa avvenire un danno sotto l'installazione, possa permettere a un operatore di avere un'entità, un documento con cui sedersi al tavolo senza procedere a un risarcimento. Queste sono le celle di carico che presentiamo, sono delle celle normali, sono via radio, questo è per un carico di 2 tonnellate e ovviamente lo vedete qua, cioè, rispetto alla macchina che possa pesare 4 tonnellate è poco più grande di questa mia, che è la mano, una mano normale, voglio dire, e vengono forniti con sistemi di rilevamento che possono ovviamente non andare mai in slip. E il vantaggio di questo materiale è che la durata di queste pile è 5.000 ore, quindi grosso modo 6 mesi di durata. Buongiorno ragazzi, benvenuti qua al Live di Ravenna, dove Joint Trent ci ha accolto in questo magnifico spazio.
Quest'anno siamo presenti per la prima volta con ETC, grazie alla Molpass, e qui presentiamo la Ion, una delle nostre console, insieme con la Gio, lei, e sono tutte e due console che sono in backup una dell'altra, quindi praticamente funzionano insieme, con un iPad collegato, quindi possiamo poi controllarle in remoto stando vicino al palco dove troviamo dei prodotti che abbiamo presentato da poco a Francoforte. Abbiamo presentato a Francoforte il Source 4 Fresnel, l'ultimo accessorio della famiglia Source 4, dove ci sono il Source 4 Fresnel, il Source 4 Psych e tutte quante le varie ottiche che venivano prima utilizzate nei vari proiettori tradizionali, come lo zoom 25-50, il 15-30 e tutte le altre varie ottiche fisse. Venite a trovarci.